conosciuto Street Workout casualmente perché onestamente l'ho provato io stessa. È stato un qualcosa di emozionante perché il poter portare lo sport al di fuori delle quattro mura delle palestre è stato veramente qualcosa di spettacolare. E lo facciamo qui in Sicilia, in Italia, un po' dovunque, e lo abbiamo portato anche a Messina, contando anche dei numeri davvero importanti, anche fino a 800 persone. In questo momento ovviamente non è possibile fare tutto ciò, però da lì è nata l'idea di poter riportare lo sport fuori. Tutto quindi avviene in maniera silenziosa perché ognuno di voi ascolta la musica tramite queste cuffie. Sì, assolutamente. L'utilizzo delle cuffie ci permette non solo di poter ascoltare la musica, noi trainer abbiamo un microfono con cui possiamo comunicare con tutti i partecipanti e soprattutto, la cosa più importante, lo sport continua. Però tenendo ovviamente tutte quelle che sono le misure di sicurezza, quindi il distanziamento. Lo facciamo itinerante e lo facciamo abbracciando un po' tutta Messina, e questa è la cosa bella, che ogni lezione è diversa dall'altra. Camminare per le vie della città con luci, ombre, poter vivere veramente la nostra città a 360 gradi e soprattutto facendo qualcosa che ci fa stare bene e ci libera la mente. Ci spostiamo da Messina Nord a Messina Sud, anzi a volte, e lo sappiamo anche quest'estate quando il tempo lo permette, tanto qui nel Sud Italia ce lo possiamo permettere, ci piace anche poter fare dello stretching, del training autogeno anche direttamente in spiaggia. Ecco, qual è la percezione secondo te delle persone che passeggiano per strada e vi vedono all'improvviso iniziare un allenamento nel bel mezzo di una piazza? Tutti quanti sicuramente sono incuriositi. La prima percezione sicuramente è di curiosità. La gente ci guarda un po' straniti perché ovviamente vede delle persone che si muovono ad unisono, ma inizialmente non capisce che cosa sta succedendo. Però ogni persona che ci vede da fuori, anche chi non ha mai fatto sport, anche chi non si è mai approcciato allo sport, ha la voglia di provare, perché la cosa più bella di tutto ciò è soprattutto il senso di libertà che questo tipo di attività può darti, che può regalarti.